giornata interlocutoria nella quella la nona del girone di andata del campionato di prima categoria girone C, in quanto le prime della classe vincono e mantengono inalterate le distanze tra di loro. Chiaramente va sempre meglio per il Città di Guardavalle che, battendo con un secco 3-0 il comprensorio Corace, mantiene i 4 punti di distacco sul Real Pizzo, Real Pizzo che si è ripreso andando a vincere al Rombiolo per 1-0 e quindi ricominciando la salita e l'inseguimento alla fuggitiva Città di Guardavalle. Vince anche il Real Parghelia che con una doppietta nell'inizio della partita mette al sicuro il risultato contro il Città di Soverato sul campo di Badolato. Non va bene quindi per la squadra di Matteo Sgro la giornata, che attualmente si vede scavalcata anche in quinta posizione, la posizione iniziale a 10 punti dalle squadre che ormai si stanno allontanando, e quindi per il momento è un anonimo centro classifica per quella che all'inizio poteva sembrare la terza incomoda del campionato. Ma così non è stato e non va nemmeno tanto bene al Montepaone, che fino alla settimana scorsa era arrivata appunto alla terza posizione in classifica, essendo battuto in trasferta nell'anticipo di sabato per 2-0 dalla Promo Sport Lamezia, una squadra che attualmente è in forma, sta facendo buoni risultati, cerca di risollevarsi dalle zone basse della classifica. Domenica scorsa il pareggio 2-2 a Pizzo, oggi questa vittoria, quindi è un campionato che comincia ad essere meno difficile per la squadra lametina. Per il resto della truppa possiamo segnalare la vittoria del Piscopio che va a vincere 4-1 al Federale di Sarap contro il Prasar, e la vittoria del Borgia a Rosarno, terza vittoria per la squadra di Nicola Pugliese, che dopo la tremenda sconfitta interna contro il Pino Donato Taverna per 6-1 è andato a vincere 3 partite, di cui 2 in trasferta, e anche la squadra del presidente Lapiane risale in classifica, si porta a 11 punti, raggiunge proprio la Rosarnese, stacca il Città di Soverato e la Rombiolese stessa, che dopo essere stata sconfitta quindi rimane invischiata nelle zone basse della classifica. Zone basse che vedono sempre il Real Mileto, che oggi aveva riposato e quindi con solo 2 punti in classifica, è seguito, preceduto anzi per la precisione, dal Prasar, dal Martelletto, dal Comprensorio e dal Rombiolese, tutte sconfitte nella giornata della nona di campionato. Appunto l'ultima annotazione che dobbiamo dire, il Pino Donato Taverna, son di gol, si sta mantenendo nelle zone alte della classifica, a ridosso proprio della zona playoff, 5-1 al Martelletto Settingiano, secondo attacco dopo quello del Guardavalle, la squadra di Taverna che cerca di far rivivere con i suoi bravi giocatori che hanno militato e hanno calcato campi di categoria superiore, certamente di risalire e di riportarsi nelle zone alte della classifica.